David Tua è un ex pugile professionista neozelandese noto per la sua terrificante potenza di pugno, specialmente il suo devastante gancio sinistro. Soprannominato il Tuamanator, il suo stile di combattimento veloce e aggressivo ha spesso suscitato paragoni con Mike Tyson. Resta sintonizzato fino alla fine del video mentre diamo un'occhiata ai colpi migliori del guerriero samoano. Nato in condizioni relativamente umili, David Tua è stato uno di 9 fratelli che è cresciuto sulla costa nord di Samoa, ed è stato spinto verso la box da suo padre. Un proprietario di un negozio di alimentari che avrebbe sfidato i clienti a combattere contro suo figlio preadolescente per ricevere beni gratuiti. Suo padre era davvero convinto che David dovesse fare box e faceva venire persone dalla strada per fare sparring. Boxare a 13 anni in una piccola palestra di South Auckland portò David Tua in palestra nel 91. Avanti veloce 6 anni e dopo essere diventato campione nazionale, Tua si stava dirigendo verso le Olimpiadi estive del 1992 a Barcellona e il suo stile stava già attirando interessanti confronti. Evander Holyfield ai tempi disse che Tua aveva ciò che serve per essere un campione olimpico, gli ricordava Mike Tyson, vista la sua esplosività. Nell'agosto del 2002, Tua ha sconfitto l'ex campione Michael Moorer in soli 30 secondi. Moorer ha fatto praticamente la cosa peggiore possibile e si è trovato intrappolato contro le corde con Tua pronto a colpire. David Tua ha mandato KO il campione messicano Sol Montana nel primo round del loro combattimento di pesi massimi su 10 round previsto per agosto 2007. Nel novembre del 2002, David Tua ha sconfitto Russell Chastin nel secondo round mandandolo KO con una violenta combinazione destro-sinistro. Nel dicembre del 1998, Asim Rahman ha sfidato il compagno contendente David Tua in un combattimento per determinare il contendente obbligatorio IBF. Rahman ha usato il suo jab potente per boxare Tua virtualmente ogni round. Alla fine del nono round, Tua ha sbalordito Rahman con un colpo devastante dopo il campanello che lo ha stordito. All'inizio del round successivo, Tua si è precipitato su di lui lanciando una raffica di colpi fino a quando l'arbitro è intervenuto e ha fermato il combattimento. Nel marzo del 1996, David Tua è diventato un pugile stimato dopo aver mandato KO John Ruiz dopo appena 19 secondi nel primo round. Ruiz è stato scosso dal gancio sinistro caratteristico di Tua e poi distrutto da combinazioni violente. Nell'aprile del 2002, mentre era al suo apice, Oquendo ha affrontato David Tua. Oquendo ha controllato il combattimento fino al nono round quando Tua lo ha colto con una serie di colpi pesanti facendo interrompere il combattimento. Tua ha cominciato a sbraitare selvaggiamente nel tentativo di atterrare un colpo KO. Con meno di 2 minuti al termine dell'ultimo round, Tua ha scatenato un gancio sinistro al mento di Aizon mandandolo KO e facendolo cadere tra le corde. Tua è stato fuori dal ring per quasi 2 anni quando è tornato nel marzo del 2005, sconfiggendo il suo sfidante americano e ottenendo una vittoria per KO tecnico. Con meno di un minuto rimasto nell'ultimo round, Tua ha scatenato una furiosa raffica di colpi sull'inesperto Griffiths, mettendo fine al combattimento. David Tua fu sicuramente uno dei boxer più pericolosi della sua generazione. Il confronto che avrebbero voluto vedere in molti è quello con Mike Tyson, questo però molto probabilmente rimarrà solo un sogno. Per questo video è veramente tutto, una buona notte da Blend Trend.